Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of New Pokémon Snap. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con una nuova zona che abbiamo esplorato e l'ottenimento di due sfere, le sfere luminose che dovrebbero avere un qualche effetto sia sui fiori sia sui Pokémon che incontreremo. Torniamo nei percorsi che abbiamo già esplorato con la sfera Lumina. Ma ha senso andare di giorno con la sfera? Cioè, nel senso, di solito l'effetto Lumina si vedeva la sera, il che mi fa chiedere cosa succede in questa zona se usiamo la sfera. C'era d'altronde la missione che ci chiedeva di fare la foto all'amico di Meganium. Va bene, iniziamo la sera, poi vediamo. Più che altro sono curioso di scoprire cosa può succedere se lanci una sfera Lumina a un Pokémon già illuminato. Ah, è Pidgeot quello, dicevo, che cacchio. Qual era la missione con Pidgeot? Aspetta. Allora. Preso. Dai, fallo ancora. Bello. Bello il calcio blu. Bellissimo. Ah, lui dorme. Ah, però aspetta. Dai, fai qualcosa. Ehi, girati di qua. Fai quello che devi fare, vai. Vabbè, dai, ha mangiato perlomeno. Ma, oh cavolo. Aspetta, aspetta, c'era Pidgeot. Ah! In mezzo alla gente. Affanculo. Ma no, non se ne va via. Maledizione. Oh, le anatroccole, non ho fatto in tempo. Vabbè. Cos'è? Aspetta, è vero, lui ha appena finito di mangiare. Dritto in faccia mi è arrivato. Dov'è? Cos'è? Cosa abbiamo? Ah, i fiori. Cosa succede se gli... esatto. Non succede... No, Pinsir! Girati! Era una be... Era cro... Ah, fuck! Cavolo! Meno male che l'ho visto, però. Almeno sappiamo dov'è. Prima però non erano qui, Torterra, o sbaglio? Ciao, scusami se ti ho disturbato. Beh, questa era bella, dai. Questa era vicinissima e bella. Qual era la missione con Pidgeot? Era da... Da trovarlo vicino a qualcosa? Oh, aspetta! Forse riesco... A vederlo volare, Dodrio? Lo so, c'è un sacco di roba da fotografare. C'è un sacco... L'ho visto, è volato via, ma non ho fatto in tempo. Cavolo. Non ho fatto in tempo. Un Sylveon. Aspetta. Che bello che stava mangiando. Dov'è? Eccolo. Ma... Ah, è un Pichu. È Pichu che sta dormendo, quello. Poverina. Vabbè, aspetta, Grookey non ho una foto. Ah, aspetta, se stanno menando, si stanno menando quei due. Madonna mia, che cattiveria. E smettetela. Ti giuro. Non so quale delle foto dovrò scegliere, a questo punto sceglierò quella in base al punto. Ma ha perso, poverino. Ma anche quel Magikarp è spiaggiato. Dai. Utut. Wow, questa zona ha tanti cambiamenti, eh. Ti giri, per favore? Vorrei farti un primo piano. Quant'era... Dopo essersi menato col nemico di una vita. Col nemico di una vita, dicevo. L'ho visto! No, no! Cacchione! Vola via! Rifallo! Rifallo, per favore!
Rifai quella cosa, dai. Sicuramente c'ho Vespi qui indietro la schiena. Quanto ci fai? Ok, questa dovrebbe andare. Vespi qui non c'è. Aspetta, 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 aspetta. Fa che non siamo... Ah, cavolo. Ah, non era sopra però. Cavolo. Mi sa che devo tornare indietro di un livello per fargliela sopra. Sta spedizione mi è piaciuta. Sta spedizione notturna era carina. Mi piace il fatto che a differenza dell'altro, del vecchio gioco, a rifare più volte i percorsi cambiano le varie posizioni e tutto quanto. Mentre nell'altro le posizioni erano sempre uguali, ma un'azione poteva scambiare tutto quello che succedeva. Tipo lanciavi, che ne so, nella grotta di ghiaccio una mela addosso allo Zubat che aveva rapito Pikachu. Pikachu poi lo vedevi su Articuno, era una cosa figa. Mentre qua ogni volta che torni, avanzando di livello, cambia tutto quello che succede. Bella, 4 punti questa. Tangro, neanche lui l'abbiamo preso. Cavolo, peccato. Possiamo averne di meglio. Pidgeot, neanche lui quella della missione. Devo andare a ricontrollare qual era la missione, tra l'altro. Utut, assolutamente questa. Top. Heracross, Heracross ne abbiamo da 4 stelle, ma solo questa è per la missione. La scelgo per ovvia ragione, solo per aver completato la missione. Pinsir invece, che fa a botte, sceglierei questa perché si vede bene nell'azione, però questa è illuminata. Sylveon, vabbè. Anche se in realtà quella era una foto di Pichu. Dodrio, anche qui, la scegliamo solamente per la missione. Andiamo. Dunque, Scorbunny che fa la fiamma blu. Quanto mi dai? L'argento per questa foto, che stupenda. Io questa la metto come copertina. E tu mi dai... Allora, capisco l'argento forse perché c'è la sfera nel mezzo, però cacchio. È bellissima. Tangro. Cioè, scusate, mi dai cristallo questo e mi dai argento l'altra. Ma che schifo di professore che sei. Non ti darei mai i miei soldi, neanche ai miei figli di 10 anni. Questa va bene, questa l'accetto. Poi Utut. Se non mi dai, ecco, esatto, questa diamante. Sei uno stronzo. Poi, cos'altro abbiamo? Heracross, questa l'ho scelta solo per la missione. So già che potrebbe essere un punteggio basso, però in realtà argento, poteva andare peggio. Torterra, non penso che la superiamo. L'abbiamo superata, tanto meglio, perfetto. Dodrio, che sta facendo lo svolazzo, non ha ottenuto niente, però almeno in teoria non devo tenerla. Cioè il gioco me la considera, credo, non lo so. Non lo so, scopriamo tra poco. Questa la teniamo. E infine Sylveon, anche se non era una foto per lei. Vediamo. Argento, eh. Però quella non l'avevo vista missione, eh. Heracross, anzi Pinsir. Oro, vabbè, questa non mi aspettavo il diamante. Combi. Niente eccezionale. E il cristal fiore. Sti cacchi. Ok, lanciare le sfere sui cristal fiori non ci dà nessun effetto. E non siamo saliti di livello. Cosa abbiamo ottenuto? Diga inaugurata, hai scoperto il percorso che conduce alla diga dei Bidoof. Davvero? Quando è successo tutto ciò? Vabbè, quindi questa è quella di Heracross. Perfetto. Ok, questa me l'ha contata anche senza averla salvata. E cosa mi dai, Rita? Ah. Vabbè, va bene, dai, è ben accetto. Questa qui me l'ha contata? No, aspetta. Ah... E beh, allora aspetta. Questa in realtà non è propriamente molto chiara. Io l'ho fotografata perché pensavo fosse comunque carina, ma non c'era propriamente Torterra in primo piano. Comunque, ok, la missione di Pidgeot, qual è che era? Giusto per capirmi. Chissà se con qualche mela soffice riesce a scioglierlo un po'. Ok, dovevo lanciargli la mela e farlo mangiare. D'accordo, cambiamo percorso. Il percorso nuovo ce lo teniamo per la prossima volta. Anche perché in realtà come ci vado io? È cambiato il percorso però, aspetta. Però non ho capito come devo fare a sceglierlo. Ok, sarei curioso di provare il percorso alternativo. Però voglio provare prima ad andare anche nell'altra foresta, nella giungla di notte, vedere se è cambiato qualcosa. Oh, c'è Sylveon! C'è Lifeon, cacchio! Allora, aspetta, prima di tutto...
Bellino lui, in primo piano proprio. Mi piace il colore... Aspetta. Allora, Yamega che riposa era una delle richieste, se non ricordo male. Yamega che riposava era una delle richieste. Ariados. Sapevo che l'avrei visto lì alla fine. Deppe, forza. Aspetta. Ma Lifion? Ah, c'è Arbok. Sta litigando con qualcuno? Chi è? Oh, Lipard, cavolo. Non ho fatto in tempo. Vabbè, non importa. Eccolo! Vabbè, io lo fotografo. Poi vediamo. Molto schivo, eh? Aspetta, ho capito! Ho capito come si cambiano i percorsi. Quando c'è il cristal fiore. Uno Swampert. Esci fuori. Ehi. Ma che ti ho visto, eh? Cretino di merda. Mi son perso Lifion per starti dietro, eh? Dove è andato? Maledizione. Per fotografare quello là mi son perso Lifion. No, carino il meccanismo per cambiare il percorso. Le antiche rovine. Il Tucannon. A parte che lancio ha fatto per arrivare fin là. Maledizione. Dov'è Tucannon che c'era prima? Aspetta, Crystal Fiore. Fanno anche delle azioni. Attivano anche azioni, quindi. Bello. Allora, mi dispiace averli svegliati. Avrà attivato. Ah, cavolo. Non ho fatto in tempo. Dov'è? Guarda lì quanti ce ne sono. Allora, sono sicuro che sta mangiando. È poco ma sicuro. Cosa abbiamo visto? Sembra possibile andare in quella direzione. Allora, esatto, lì c'è un cristal fiore che magari attivi qualcosa. Quagsire che nuota, ecco che cosa attiva. Eccolo. Ah, però è già attivo. Lifion. Ehi, ah, troppo schivo, eh. È troppo schivo quell'Ifeon. Dobbiamo trovare un modo per farlo girare. Dobbiamo trovare un modo in cui... Ah, è Quagsire. Non si spaventa e lui si gira. Oh. C'è per caso qualcosa qua dentro? A parte quello Yamega che c'era là in fondo. Tanto siamo arrivati. L'abbiamo visto. L'abbiamo visto. Maledizione a lui, l'abbiamo preso.
Allora, Yanmega. Ah, Lydia non me l'ha presa. Però almeno Yanmega ce l'abbiamo. Lydia che mangia era troppo coperto. Peccato. Lifeon, ce l'abbiamo solo di schiena, purtroppo. Swampert, prenderei questa. Questa è carinissima. Guarda quanto è vicino. Aridos sulla ragnatela mi piace. Abbiamo preso un Metapod. Neanche l'avevo visto io. Abbiamo anche la foto delle antiche rovine. Mi chiedo se siano poi successivamente esplorabili. Andiamo. Peccato per Lifeon, mi sarebbe piaciuto fotografarlo. Allora, quanto mi dai per questa? Addirittura. Ottimo. Poi vediamo, Yanmega per la missione di 3 stelle. Perfetto. Nah, ci ho sperato, nell'oro. Ariados, diamante? Yes, perfetto. Poi Arbok, vabbè, non mi aspetto nulla di eccezionale. Oh, addirittura. Cioè, allora, gusto personale. Questa mi piace tantissimo. Questa, vabbè, però. Oh, è lui il professore, contento lui, contenti tutti. Lifeon è bella, peccato che è di spalle. Peccato, peccato. Vediamo. Oro. Poteva andare peggio, poteva andare peggio. Magikarp, addirittura. Perfetto. Poi Swampert. Allora, questa mi piace. Però so che non mi darà niente più che l'argento, se non addirittura il bronzo. Me l'aspettavo. Però è una bella foto. Tucannon invece. Perfetto. Non male, non male. Quagsire. Ah, addirittura. Però meno punti dell'altra. Lipard anche qua, niente di eccezionale. Ledian. Non ce l'avevamo. Ah, cioè, ascoltami. Arbok in primo piano, nascosto un po' dalle foglie, bronzo. Sto strozzo che neanche si vede in mezzo alle foglie, argento. Dillo che ti fa schifo Arbok e me ne faccio una ragione. Metapod. Dove? Lo sei solo tu? Boh, vabbè. Se, ti giuro che se mi dava argento che neanche si vedeva. E il cristal fiore, vabbè, questa la mettiamo da parte perché è un po' più bella. E le antiche rovine, mi chiedo appunto se siano visitabili. Scoperta eccezionale, sono lì, non è che abbia fotografato. Bello il fatto del percorso alternativo. Bello che in sostanza trovi il cristal fiore, ti trova un altro percorso, schiacci le X e ti fa andare da un'altra parte. Bello. Vediamo che cosa mi dai. Bivio della palude. Ed è quello che abbiamo appunto preso. Bivio della palude. A proposito, visto che le ricerche procedono speditamente, ho una comunicazione da farti e credo che ti risulterà molto gradita, ma te ne parlerò, sì. Andiamo al campo base, allora. Mi sono accorto adesso che la videocamera si è spenta. Maledizione. E la madonna! Che è tutto sto casino, regà? Tra l'altro mi sono ricordato che Todd si vede anche nell'anime. Addirittura il mare! Addirittura il mare è visitabile, l'ho dato per scontato io. C'era l'isoletta, sì, ma non pensavo l'oceano. A quanto pare abbiamo nuove mete da esplorare. Ho appena individuato 2 nuovi varchi del teletrasporto della navicella. Dove? Ora. Uno si trova nell'isola allungata che vedete qui, l'altro invece in mezzo al mare. Ah, ok, mi fa andare veramente sull'isola. Però l'area nella minimappa era molto estesa. Potremmo forse entrare in acqua? Lo scopriremo. In mezzo al mare, vuol dire la zona in cui il capitano Vic non riuscì mai a spingersi. Che emozione! Lascia a te decidere dove vuoi iniziare. So che continuerai a fare un ottimo lavoro. Io ancora mi chiedo in realtà quanto ci sia da fotografare. E tra parentesi, vediamo le missioni. Allora, questa a posto. Che tra l'altro, queste missioni mi dà qualcosa a parte alcune che mi danno il premio. Cioè nel senso, mi danno qualcosa in cambio. Presta attenzione, Metapod a volte pensano attaccati a un filo, ok? I misteriosi frutti scomparsi. Della riserva di Pikipek è scomparsa, ricordi che era quella mattina dove sarà finito. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao a tutti!